Questo video è in collaborazione con Grande Inverno e Fantasia Store, dove se inserirete i codici riportati in descrizione potrete accedere alla vostra percentuale di sconto. E con i network Keyforge Italia e Crazy Killing Machine. Buona visione! Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Quando si gioca a Keyforge è oramai del tutto naturale avere un supporto tecnologico sempre a portata di mano per conoscere le statistiche di un mazzo, vendere o comprare unici, avere la propria collezione sempre con sé, scoprire le novità delle nuove espansioni, avere un luogo designato a tornei e pieno di news sempre fresche per intrattenere ogni forgiatore e consultare le piccole particolarità del regolamento spiegate in modo chiaro e conciso. Bene, in questo video andremo a scoprire quindi quali sono i 5 siti migliori più uno che vi agevoleranno nel gioco e saranno un valido supporto per le vostre partite in Keyforge. Andiamo a dargli un'occhiata. Nota bene! I temi che tratteremo non saranno esaminati nello specifico. Il contenuto che state per guardare va preso in considerazione come conoscitivo per dare più risorse possibili a tutti quei forgiatori che stanno muovendo i primi passi sul crogiolo. Sentitevi liberi quindi di esplorare ogni sito a fondo per migliorare ed arricchire la vostra esperienza di gioco. Il primo sito che prenderemo in esame è Keyforge Italia. Ideato da Kiwi, che ancora oggi ne gestisce le dinamiche, vede la struttura di questa pagina web completamente dedicata all'universo del nostro gioco di mazzi unici al mondo. Essa ha 7 sezioni ben distinte che possono essere consultabili attraverso un menu a tendina. La chat, che riporta rispettivamente nei vari canali Telegram KeyforgeItalia.com Official Chat e Keyforge Italia Crucible e Gioco Online, e il canale Discord di Keyforge Italia, dove ci si potrà confrontare verbalmente con altri giocatori provenienti da tutta la penisola. La sezione del Tour de Forge, il torneo che probabilmente vedrà una nuova edizione nei mesi a venire. Gli articoli, dove si potranno leggere curiose informazioni sugli svolgimenti che muovono la biologia sul pianeta al centro dell'universo. Il glossario, dove ci saranno tutte le parole chiave che troverete sul testo di qualunque carta spiegato nel dettaglio, proprio come nel regolamento ufficiale, e il compartimento assegnato alle carte dove si potranno ricercare queste ultime in modo generico, per espansione, per casata, per rarità ed infine per tipologia. Penultima porzione vede i media, ovvero tutti i canali YouTube associati a Keyforge Italia, che potrete seguire direttamente attraverso il sito stesso. Ed infine gli eventi, che riporteranno i prossimi avvenimenti in programma per l'anno 2021. Keyforge Italia è sicuramente uno strumento molto utile dove si potrà trovare spiegazione a qualsiasi meccanismo che muove le carte in gioco. Assieme a essa potrete comunque affiancare un'altra risorsa validissima, che andrà a dare risposta in modo accurato e ligio al regolamento ad ogni minimo dubbio che un forgiatore può incontrare lungo il suo cammino. La wiki di Keyforge nasce dalla mente di Carmelo Massimo Tidona, per curarsi e dare riscontro esclusivamente ai vari quesiti che un qualunque avventuriero sul crogiolo possa incontrare. Completamente strutturata su piattaforma fandom, avrete tutto quello che vi servirà su una sola pagina web, dove attraverso le varie voci potrete accedere alle sezioni che vi interesserà seguire. Tra di esse troverete a darvi il benvenuto un link che vi porterà sulla pagina Facebook di Keyforge Italia, dove l'intera community nostrana scambia opinioni di gioco e comunica tra essa. E la documentazione, con i 3 link che porteranno rispettivamente a consultare il regolamento ufficiale, le direttive che vanno seguite nei vari tornei e i formati e le varianti di gioco presenti in Keyforge. Di seguito ci saranno i 4 set finora commercializzati dalla Asmodee in Italia, con tutte le carte in italiano e le casate di appartenenza in essi contenute. L'elenco delle carte suddivise per casata. Il glossario delle parole chiave spiegato in modo dettagliato ed esaustivo.
il regolamento generale, dove si potranno trovare soluzioni a interrogativi che riguardano gli aspetti generali di gioco, e per ultimo le domande varie, dove sarà riportata una raccolta di quesiti di aspetto d'insieme sempre legati al mondo di Keyforge. La wiki è davvero un mezzo straordinario, curato nei minimi dettagli, che dà spiegazioni precise e chiare a chiunque incontri ostacoli derivanti dalle dinamiche che muovono una singola partita. Ma prima di consultare questo strumento così importante per chiunque giochi, bisognerebbe innanzitutto registrare il proprio unico sulla prossima piattaforma. Il Keyforge Master Vault è in assoluto il primo step attraverso il quale ogni forgiatore deve passare per riuscire a tenere traccia di ogni unico che acquista e per accedere al circuito di tornei locali, regionali, nazionali e internazionali. Disponibile sia in forma app che dal desktop, prenderemo quest'ultimo come caso in esame e come sempre vi lascerò entrambi i link in descrizione, scoprirete le quattro voci in alto, dove ci sarà la ricerca dei mazzi globali, utile per curiosare e scoprire quali unici vengono giocati in giro per il mondo. La sezione dedicata alla leaderboard, dove troverete i risultati del World Tour sotto forma di classifica per accumulo ambre ottenute durante i vari eventi ai quali i forgiatori hanno partecipato, e degli store, dove potrete consultare la vostra posizione in classifica durante gli eventi mensili che verranno organizzati nella vostra fumetteria di fiducia e che saranno valevoli per l'ottenimento degli unici con artwork alternativa. In gioco organizzato troverete tutte le informazioni utili che servono a comprendere a grandi linee tutte le fasi introduttive del gioco. Ed infine il vostro nickname, dove ci saranno delle sottovoci che vi porteranno sul vostro profilo, dove saranno visibili l'ID sotto forma di QR, ed infine i vostri mazzi personali, dove si terrà traccia di ogni deck che avete acquistato e censito. In più, ogni volta che registrerete uno dei vostri mazzi, se sarà la prima volta che verrà scansionato il codice riportato sulla carta identità di ogni arconte, riceverete un'ambra virtuale, visionabile sempre nell'area del vostro profilo, che potrà essere poi scambiata con dei premi fisici in ogni torneo dove sarà presente il prize wall, ovvero un bancone, letteralmente parlando, con tutti i premi che potranno essere riscattati attraverso le pietre che avrete collezionato. Dopo il Master Vault, però, ci potrebbe essere la possibilità di volerne sapere di più su quello che si ha tra le mani, ed è grazie al prossimo sito che questo desiderio potrà diventare realtà. Deck of Keyforge è una realtà ormai ben consolidata nel palcoscenico mondiale del nostro gioco di mazzi unici al mondo. Avendo molte funzioni a propria disposizione, quelle che potranno interessarvi per iniziare a comprendere come è strutturato il sito saranno sicuramente la barra di ricerca, dove inserendo il nome di un mazzo avrete immediatamente un riscontro del suo valore in termini di SAS, acronimo di Sinergia Antisinergia. Le varie icone che formano il grafico AERC, di cui abbiamo parlato precedentemente sul canale, vi lascerò il link in descrizione e la scheda a capo del video. La voce DEX, dove avrete la possibilità di visionare i mazzi in vendita e importare i vostri unici dal Master Vault attraverso i propri codici URL. E l'area riservata, dove in My DEX troverete tutti i mazzi che avrete precedentemente importato, suddivisi volendo anche per espansione. Ovviamente Deck of Keyforge non è soltanto SAS o vendita di unici, ma molto altro ancora. Con il tempo ed esplorando sempre di più ogni singola voce in esso contenuto, sono sicuro che ne trarrete un beneficio non da poco, rendendovi sempre più conto di che cosa state realmente giocando. Se vorrete saperne di più, vi invito a cliccare con la rotella del mouse sulla scheda che è appena comparsa, o più semplicemente attendere la fine del video. Quinto, ma non in ordine di importanza, c'è Archon Arcana. Questo sito lo reputo molto importante, soprattutto perché perennemente aggiornato con le anteprime delle nuove espansioni che la Asmodee, attraverso la FFG, pubblicizza ogni 6 mesi.
molto simile a livello di impostazione web alla wiki di Keyforge, anche qui in un'unica pagina troverete diverse sezioni, come Cards, dove sono riportate tutte le voci riguardanti le carte da gioco, Rules, con tutte le direttive per affrontare al meglio una partita, Organized Play, con una panoramica delle varianti e delle strutture dei vari tornei, Explore, dove si potranno trovare le risorse utili per i giocatori, le informazioni e le varie nozioni di gioco esposte sotto forma di enigma, e le novità per i prossimi eventi, per avere sempre traccia di ogni avvenimento in programma sul panorama delle vicende che accadono sul crogiolo. Arcon Arcana è sicuramente una bella finestra sul futuro di Keyforge quando si è in prossimità di nuove espansioni che si preparano a modificare ancora una volta il naturale decorrere degli eventi sul pianeta al centro dell'universo. Ora, siamo arrivati, dulcis in fundo, alla novità assoluta che potrebbe, per come è stata strutturata, diventare il punto di riferimento per tutta la community italiana. Il più uno tra i siti utili da avere sempre a portata di mano viene rappresentato da un progetto tutto italico supportato direttamente dalla Asmodee, che lo rende quindi un prodotto ufficiale e non più creato dai fan. Il Keyforge Network apre le porte a tutti i forgiatori italiani attraverso novità mai viste prima d'ora nel contesto del nostro gioco di mazzi unici al mondo. Nato dalla mente di Matteo Pirisi, proprietario dell'Arcaden Food, Daniele Casali, che con sua figlia Gaia sono i creatori della Geek Family Official, e Daniele Frattarelli, capitano, nonché membro, come i primi due, del team romano Ce la faremo, troverete in descrizione ogni link utile ai loro social. Questa realtà permetterà ad ogni nuovo avventuriero, e non solo, di trovare nuove concretezze che non sono mai state promosse da nessun progetto incentrato su Keyforge. Ma di cosa sto parlando? E perché questo sito, che voglio puntualizzare, è nelle fasi finali di programmazione, ma che sarà possibile visitare grazie al link che vi lascerò in descrizione, è diverso da ogni altro fino ad ora creato per questo gioco? Beh, innanzitutto è, voglio sottoscriverlo, sponsorizzato dalla Asmodee, che lo ha trasformato in uno strumento ufficiale a tutti gli effetti atto a supportare ogni forgiatore. E anche perché fornirà delle piccole chicche che sono sicuro faranno gola a molti. Ogni forgiatore che vorrà unirsi al network avrà la possibilità di sottoscrivere un abbonamento selezionabile tra 4 fasce di scelta rappresentate da altrettante carte di tonalità diverse. Sulla parte frontale di ognuna di esse saranno riportati i loghi del network, quelli della ISOC e della POI, acronimi rispettivamente dell'Italian Series of Keyforge e del Player of the Year, della Asmodee e il nome dell'abbonamento sottoscritto con appropriato colore. Mentre sul retro ci sarà il codice numerico appartenente all'abbonato, il suo nominativo, il link web del network con il suo logo e un codice QR che permetterà a chi lo scansionerà di accedere alla propria area riservata. Infine, parlando di estetica, la card avrà maggiormente un effetto satinato, molto gradevole al tatto, sulla parte anteriore e prevalentemente un fondale lucido con linee opache trasversali sul dorso. Ma parlando dei benefici che queste carte, che in realtà saranno tessere di plastica dura a tutti gli effetti, potranno fornire a chi decide di abbonarsi, quali saranno i vantaggi e i costi che ognuna di esse comporterà? La Green Member, dal costo annuo di 15 euro, permetterà di avere tra i suoi benefici la card per partecipare agli eventi che organizzerà il sito, la rivista digitale dedicata al mondo Keyforge, esclusiva del Keyforge Network, e un laccio porta badge brandizzato.
La Red Member, dal costo annuale di 25 euro, permetterà di avere tra i suoi benefici la scontistica del 20% agli eventi del network, un mazzo unico casuale tra le 4 espansioni fino ad ora pubblicate, più tutti i servizi della Green. La Gold Member, dal costo annuale di 35 euro, permetterà di avere tra i suoi benefici due spille delle proprie casate preferite, una scontistica del 50% agli eventi del network e delle offerte mensili esclusive dedicate ai possessori di questa carta, più tutti i servizi della Red. Ed infine la Black Member, dal costo annuo di 50 euro, che permetterà di avere tra i suoi benefici l'iscrizione gratuita a tutti gli eventi delle ISOC, due mazzi invece di uno, come è per i membri oro, sempre casuali tra le 4 espansioni fino ad ora pubblicate, e delle offerte mensili dedicate ai possessori di questa carta, più ovviamente tutti i vantaggi della Gold Member. Potrete trovare il resoconto dettagliato cliccando nella sezione Unisciti a noi del sito, dove potrete trovare anche il modulo di associazione. La sezione Chi siamo, dove verranno presentati i fondatori del progetto, Matteo e i due Daniele. Il team Ce la faremo al gran completo, composto da Marcello Policleto Napoletano, Fabrizio Neuro Sabatini, Simone Mr. Carrot Delisio, Lorenzo De Silvestri, titolare del negozio Gioco Forza, Stefano Olistiwi Petri e il team operativo, dove ci saranno Leonardo Baldassini del team GG, il sottoscritto e Dammat. Inoltre troverete anche il vostro profilo, dove saranno riportati il nickname che avete deciso di utilizzare per l'associazione, il livello del vostro abbonamento, il link che vi porterà direttamente alla vostra area riservata, esclusiva per i membri Gold e Black, gli unici e i loro nomi che avrete registrato sul Master Vault direttamente collegati a Deck of Keyforge, e i tornei ai quali avete partecipato attraverso il network. Ma le novità non finiscono qui. Infatti, probabilmente alcuni di voi avranno notato che si è parlato di rivista. Ebbene, il network ha pensato di pubblicare il primo magazine di settore dedicato esclusivamente a Keyforge. Per ogni tipo di abbonamento, subito dopo la sottoscrizione, verrà recapitata nella vostra posta elettronica la versione digitale del periodico al momento quadrimestrale, che avrà al suo interno molte interviste esclusive a chi si distinguerà nel panorama nazionale ed internazionale, notizie importanti sul mondo del nostro gioco di mazzi unici al mondo, enigmi dedicati alle dinamiche che muovono un match, racconti delle vicende accadute sul crogiolo, analisi di mazzi e molto altro, per rimanere sempre aggiornati su ogni evento che riguarda il nostro immenso pianeta al centro dell'universo. Per avere maggiori informazioni al riguardo, vi basterà entrare nella sezione del sito Rivista, dove troverete un resoconto del contenuto del magazine e la possibilità, se vorrete, di avere la rassegna stampa direttamente a casa vostra. Per scoprire cosa c'è nelle altre sezioni del sito, vi invito a guardare il video complementare a questo del Team GG che vi lascio in capo alla descrizione e che potrete trovare qui sopra nella scheda, dove si parlerà anche del torneo che inizierà il 15 di febbraio e si concluderà il 28 dello stesso mese, che vedrà i vincitori aggiudicarsi gli abbonamenti al network più altre succose novità che scoprirete andando avanti con il loro contenuto. Inoltre ci sarà la possibilità di accumulare dei punti fedeltà attraverso gli acquisti fatti sulla piattaforma, che potranno poi essere scambiati con prodotti fisici sempre forniti dall'Asmodee stessa, come gli articoli esclusivi per Keyforge e la fantastica linea Essential. In descrizione vi lascerò i link per dare uno sguardo ai cataloghi completi di entrambe le serie, così da farvi un'idea. Per quanto riguarda il sito invece, come già detto, è nelle fasi finali di lavorazione e le novità che verranno implementate sicuramente miglioreranno la permanenza di ogni singolo forgiatore che deciderà di unirsi alla rete. Gli architetti hanno deciso, la realtà del Keyforge Network sta per arrivare sul crogiolo.
Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito ad iscrivervi ai canali che sono comparsi in sovrimpressione per seguire in maniera attiva ogni contenuto e per sostenere la community. In più, in descrizione troverete la wiki e la pagina di Keyforge Italia con tutte le carte aggiornate a mutazioni di massa. E se durante una partita vi verrà qualche dubbio sul come risolvere alcuni effetti, per ogni carta ci sarà una sezione dedicata dove troverete le risposte che cercate. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.